L'esperienza di Verona Infedele per me è stato tutto. Ed è stato anche una grande lezione, secondo me, per la città, per il giornalismo locale, che tende a soffocarsi nei giochi di potere. Ha lasciato a Verona il sogno che comunque si possa fare della satira, ma una satira arrabbiata, una satira che non fa sconti, che non fa sconti a chi non merita gli sconti, e quindi a fare anche del giornalismo della controinformazione, del giornalismo d'inchiesta, tanto è vero che Verona Infedele ha anticipato tutti i fatti di Tangentopoli veronese nel 93, quando poi sono scoppiati nel 94, e quindi di avere la schiena dritta, insomma. I giovani che fanno satira sono difficili da trovare. Allora, a livello locale sicuramente giovani, anche se non si conoscono e vivono nell'ombra, sono i redattori dell'Ombroso. Il dibattito è comunque su una satira che magari è fatta da un sacco di ragazzi anche, ma che non riescono ad emergere, quindi la fanno comunque nei social, ma non arrivano a quel livello di esposizione a livello, insomma, nazionale quantomeno. E riuscire ad emergere è difficile, i social soffocano. Al di là del discorso, no, che internet avrebbe aperto orizzonti di conoscenza, in realtà le troppe cose poi tendono ad affogare in un mare della quotidianità, e quindi non c'è la possibilità di riuscire ad emergere. Il Festival del Giornalismo è importante, e a Verona è ancora più importante. Verona, che insomma è caratterizzata da sempre da una realtà rispetto all'informazione che tende ad assuefarsi, ad assecondare i poteri forti senza portare avanti delle analisi critiche e delle inchieste come invece si dovrebbe fare. Quindi riuscire a dare un'immagine di un giornalismo diverso penso che faccia solo che bene alla città.